sta attaccato. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se volete altre reazioni a Elena che canta. Non è che lo vuoi mettere là che è più basso. Ma insomma, siamo bene così. Siccome la scorsa volta che abbiamo registrato il video dove abbiamo reagito alle canzoni di Elena è piaciuto appunto quel video, oggi ne facciamo un altro. Ma sempre con le reazioni di Elena. Non so se ti ricordi, abbiamo reagito alle cover quelle su TikTok. Sì. Mentre oggi so che ha fatto un'altra esibizione sul porco. Lo so. Tu l'hai vista però dal vivo. No, sì. Però ora reagiamo insieme ai nostri iscritti. Non spoilerare ancora niente. Sorpresa. Per lui lo sarà la prima volta che la sento. Sì. Se uno sente la canzone. Non è che parli sopra la musica. No, quello è importante. Muto. Come sempre, con le mie cuffiette. Io mi trovo a sinistra. Tu ti trovi a destra. Lo posso mettere al naso? Ogni volta, sempre la stessa battuta. Anche nel video scorso l'hai detta. Mettila nell'occhio, dai. Allora, così la guardo. Un po' come lo sento sporco, Lorenzo? Te lo sei pulito a me. E il cotone con fiocchi non entra. Dove vi trovavate? Appunto, allora, che concorso? Allora, questo è stato un concorso under 16. Che significa? Vediamo se conosci l'inglese. 16 anni. Sotto under, cioè chi ha più di 16 anni non potevano superare 16 anni. Ok. È stato fatto una bella città, Foggia, al teatro Umberto Giordano, che è un teatro storico. Se hai qualche foto dopo la metto. Vabbè, la posso cercare anche su internet. E c'erano anche delle giurie importanti. E tipo quanti partecipanti c'erano? Allora, c'erano nella categoria di Elena, ce n'erano 33. C'era la famosa cantante tosca. E poi c'è quella che dice la zia Brancale. C'hanno tanti spettatori. Direi di iniziare. Non lo sai che canzone ha cantato Elena? Ah, sì, giusto, bravo. Scusa, ha cantato la canzone di Alex Baroni, Cambiare. Nella vita bisogna cambiare. Metti la marcia e vai. 3, 2, 1. Allora, come ti sembra questa prima strofa? Bellissima, tieni presente che questa è una canzone molto, ma molto difficile. Ma questa la canta un maschio. Molto difficile. Poi cantando e suonando. È come se la melodia dice le parole della canzone, la melodia stessa. E poi ti posso dire anche una cosa. Tra tutti i partecipanti, l'unica persona che ha cantato e suonato è stato Elena. Perché gli altri gli mettevano la musica. La base. La base. Gli c'erano con il pianoforte e cantava. E quanti amori ha. Cosa li dirai? E quanto anche di me, io dovrò cambiare. Che ora sa benissimo il ritornello. Vengono i brividi, la pelle d'oca. Ha gestito anche il fiato. Adesso si deve scatenare. Anche perché l'inizio della canzone, ma quasi tutte le canzoni sono così, sono sempre più calme. Non è facile, cioè devi stare. Ci vuole sempre controllo, certo, respirazione. Canzone difficilissima da cantare e suonare. A casa abbiamo la pianola. Noi abbiamo un pianoforte. Sono simili, ma suonare il pianoforte so che i tasti, papà, li devi spingere bene. Ho visto che anche con il leader. Invece nella pianola, anche se il tasto lo sfiori, la nota suona. Invece qui sul piano, se la nota non la spingi bene, pure io non riesco mai a suonare. E quando arrivo a casa, allora non fare con la battuta, non fare con la battuta, no. Perché la pezza. Vabbè, suoni il clacson. Libera, cambiare.
Questa canzone te la devi suonare col piano perché decidi tu il ritmo. Cioè ti senti più sicura, la fai ancora più tua, cantando e suonando. Sì, perché tu sai quando devi alzare la voce, perché viene accompagnato da te stesso. Quando c'è una base, lo spartito lo suona un'altra persona. Quando lo suoni tu, puoi decidere tu la parte della canzone dove vuoi essere più delicato e poi dove devi spingere i tasti più forti. È come guidare un'automobile. Sai tu quando devi fare il sorpasso, no? Gestisce lei la forza, dove vuole dare più enfasi. La cosa bella che mi ha stupito questo teatro, le casse, come si sente, anche proprio bello, cade le casse esterne per far sentire ancora più forte la... Sì, c'era proprio anche il microfono e poi c'erano alle spalle di Elena, c'erano tutte le telecamere che andava poi trasmessa alle TV locali, il fotografo a destra, il fotografo a sinistra. Tu che l'hai visto dal vivo dici che sentiva bene sia la voce sia il piano. Poi io mi sono allontanato, sono andato anche dietro e volevo dire sentiva benissimo anche le persone che stavano, sai, il teatro è formato da quel balconcini, era a quattro piani balconcini. Tu piano terra. Io stavo a piano terra perché io quando vado sopra soffro. C'è uno zoom infatti. Non me la imparare, esce anche la fino alla fine di te. Oh, oh, amore, mi dovrà passare. Ta ta ta. Combatterò con le mani. Di me, più movimentata. Bella questa parte. Però lo sai perché si vede bene. Ma la canzone originale comunque fa così. O lei ha cambiato qualcosa? No, questa l'ha fatta a modo suo. Vedi, qui ci sta. Sì. Molto bella, cioè la rende ancora più movimentata. Sì, sì. Volevo dire, lo sai perché si vede bene. Già lo so, sapevi perché hai registrato col telefono. Ormai le battute tue talmente sono scontate che già le capisco prima che tu le dicessi. Devo ricominciare a inventare me. Grazie Elena, ci vediamo più tardi. Comunque, che eleganza, eh? La parte finale, melodie, come se proprio quando suona, come se dice le parole delle canzoni, ti nascono, e questo è la cosa che diciamo qui. Ecco perché il piano ha quel ciocco in più. La musica parla, racconta. Ma io quando vincerà? Per cosa c'entra? Lo devi il pianoforte. Vincerà. Mi piace portare questi video così Elena li vedrà in futuro, vedrà anche il suo percorso. Bello. Aspetta, vediamoci qua, se lo stiamo facendo. Non viene più, si è attaccato. Secondo me c'è un po' di... Dai. Non puoi dire niente perché li ho puliti anche prima di venire. Se volete in futuro altri video simili, immagini che ora comunque non stavo registrando. È impossibile, è impossibile. No, non sto registrando. Io l'avrei ascoltata volentieri di nuovo la canzone. Ma io faccio anch'io. Allora, quando un piatto è buono, è best. Un risotto oppure spaghetti, cozze e vongole, tu cosa fai? Best. Io faccio tre volte. Dicevo, se questi video dove appunto reagiamo a Elena cantare vi piacciono, continuate a supportare il canale lasciando un bel mi piace e iscrivervi al canale. La musica è vita, è una cosa che fa parte di noi. Allora, ma tu ti posso fare una domanda? Ma tu vivresti senza musica? No, infatti tu devi sapere che io perfino quando mi alleno metto la musica.
musica, ti dà emozione. Oh, è la medicina della vita. Uno che è triste, puoi diventare filosofo tu con questo che dici. Io dico le cose essenziali, non dico le cose. La musica è una terapia di vita. Quindi ascoltate sempre la musica, mi raccomando, ma già so che lo fanno. Allora, io vi consiglio, fate attività fisica, alimentazione, studiate e ascoltate la musica. E vedete i miei video, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace. Queste sono le cose fondamentali della vita. E dovete commentare se in futuro volete video di questo genere. Un saluto da Giastremo e da Marco. E noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.